andranno distribuiti anche in Europa. Penso che dobbiamo lavorare a questo, ma tutti i comuni in un sistema di accoglienza diffusa non possono dire ma non metteteli nel mio comune, vale anche per le opposizioni, vale anche per i comuni gestiti dalle opposizioni. Allora io chiedo che il CARA di Mineo torni a livelli fisiologici fino ad andare a chiudere in futuro. 3.360 persone oggi sono inaccettabili. Penso che il voto del gruppo Democrazia Solidale Centrodemocratico a favore della mozione che ha ottenuto l'approvazione del governo con riformulazione e contrario alle altre mozioni è dovuto al fatto che occorre non solo chiudere il CARA di Mineo ma indicare come si vuole il dopo, accoglienza diffusa, responsabilità di tutti. Non so se le opposizioni sono pronte a questo. Grazie. Grazie. Onorevole Marazziti, ha scritto a parlare il deputato Monchiero, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Colleghi, rappresentanti del Governo, le mozioni che stiamo per votare tornano su un delicato tema più volte toccato in quest'Aula, quello dell'accoglienza ai migranti. L'accoglienza ai migranti è un problema che ha molti aspetti, proverei a sintetizzarlo in tre fasi. La prima fase è quella del soccorso. Per il nostro Paese, che è una specie di ponte verso il Mediterraneo, la fase del soccorso rappresentato in questi ultimi anni e rappresenta tuttora un problema di intervento costante. Un problema nel quale l'Italia ha spesso agito con successo ed ha acquisito grandi benemerenze umanitarie agli occhi del mondo intero. Merito questo che ci viene riconosciuto. La seconda fase però è quella di dare una prima accoglienza a questi profughi, valutare le domande d'asilo, valutare anche distinguere fra chi ha diritto di entrare nel nostro Paese e chi no. E in questa seconda fase, naturalmente, le cose sono subito meno brillanti che non nella prima. E poi c'è la terza fase, quella dell'integrazione reale, che non tocca soltanto noi, tocca l'intera Europa. E questa terza fase, purtroppo, sta segnando tali e tanti contrasti da essere uno degli elementi sui quali più si vivono oggi i contrasti all'interno dell'Unione Europea, fino al punto di mettere in discussione il processo di integrazione, fino al punto da far pensare che dopo 60 anni di sforzi l'Unione Europea sia arrivata al punto di tornare indietro, al punto di dividersi, al punto di rinnegare un ideale che gli spiriti migliori nel dopoguerra avevano cercato di diffondere nella coscienza comune. Ora, per non mettere troppa carne al fuoco e restare al tema in discussione oggi, oggi noi parliamo del centro di accoglienza di Mineo, un centro di accoglienza grande fino al momento in cui è stato pensato, perché sfruttava il Residence degli Aranci, che era un ex villaggio per i Marines americani di Stanza Sigonella, quindi una struttura di dimensioni notevoli che ospita tutt'oggi il più grande centro per richiedenti asilo d'Europa. Il centro è diventato oggetto di interesse della cronaca perché, ahimè, in quell'ampio spazio si è condotta un'esistenza spesso inconcepibile, inaccettabile per migliaia di donne e bambini, attualmente più di 3.000, ma in passato la cifra è stata anche maggiore, che attendono pazientemente per mesi l'esito delle loro domande, confinate ai margini della società, privi di tutele reali, prive spesso anche di un minimo vitale indispensabile. Iniziano subito, fin dal loro primo impatto con il nostro Paese, iniziano nella condizione di uomini di serie B. Il centro poi, al di là della sua inefficienza, è stato commissariato e definito nella bufera dell'inchiesta collegata più o meno direttamente a Mafia Capitale, comunque brilla per una gestione certamente antieconomica e inefficiente, accompagnata da interessi inconfessabili. L'ennesima sconfitta della pubblica amministrazione nel nostro Paese. È inconcepibile che qualsiasi tipo di opera si debba iniziare inevitabilmente, in queste attività che dovrebbero essere doverose
per il nostro Stato si inseriscano interessi illeciti, si inseriscano comportamenti criminali. In un contesto come questo, la mozione che abbiamo sottoscritto assieme ad altri colleghi di maggioranza, in particolare del PD, primo firmatario la collega Carnevali, cerca di dare al caso di specie una soluzione ragionevole e di buon senso. Innanzitutto adeguando il caso di Mineo alla nuova strategia che il Governo ha annunciato, che consiste nel ridurre progressivamente le presenze all'interno dei centri di accoglienza, moltiplicandone il numero e riducendone le dimensioni. Piccolo è quasi sempre meritorio, è quasi sempre un'occasione più favorevole. Nel piccolo è più facile dare forza al volontariato, è più facile tenere fuori interessi criminali. Nel piccolo è più facile incontrare la singola persona ed esserle davvero vicini. Nel piccolo è ragionevole proporsi di garantire una riqualificazione dei servizi offerti, migliorandoli e rendendoli degni di essere chiamati tali. Per questa ragione la mozione chiede al Governo di non trasformare il CARA di Mineo in un hotspot, per la semplice ragione che Mineo è lontanissima dai punti di arrivo dei migranti. Mineo è una località di alta collina, distante 70 km dal mare, e quindi è davvero un luogo dove sarebbe assurdo concentrare a lungo un numero rilevante di persone per i processi di prima identificazione. Piuttosto si potrebbe trasformare Mineo in un centro di accoglienza un po' più stabile, un po' più lungo, per categorie vulnerabili, quali donne in difficoltà, minori non accompagnati, famiglie divise. E in ogni caso, naturalmente, che l'esperienza del passato almeno ci conforti nel dare maggiore dignità organizzativa a questo tipo di iniziative. Queste iniziative devono essere gestite nella correttezza. Bisogna tenere lontano i delinquenti e devono essere gestite con l'umanità. Ecco, con questo auspicio noi ci annunciamo il nostro voto favorevole alla mozione, ripeto, della collega Carnevali e a quelle sulle quali il Governo riterrà di esprimere parere favorevole. Grazie, onorevole Monchiero. È iscritto a parlare il deputato Rondini. Prego, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. L'occasione della discussione delle mozioni ci consente di delineare brevemente i contorni nel contesto del quale si è sviluppato e ha potuto prosperare un fenomeno come quello del CARA di Mineo. Si saldano, a nostro avviso, interessi di natura politico-ideologica e interessi economici, spesso illegali, di chi gestisce l'accoglienza. Vi è un che di ideologico nel sistema d'accoglienza in generale, nelle vostre politiche sul fenomeno migratorio e non solo. Questo governo è diventato lo strumento attraverso il quale si cerca di accelerare quel processo di decomposizione dei nessi che tenevano insieme le nostre comunità, cercando di vincere ogni resistenza attraverso un quotidiano lavoro.